Sarà come lei dice, dottore, ma questa è la mia impressione. Non dico di no, ma creda che è soltanto così, un'impressione. Scusi, però l'ha perfino detto, e chiaramente. Non è vero, Marchesa? Che ha detto? Ah, sì, ma non per la ragione che voi credete. Intendeva dei nostri abiti soprammessi. Il suo manto, le nostre tonache da benedettini, e tutto questo da un lato è puerile, ma dall'altro molto più complicato di quanto possiate immaginare. Perché bisogna intendere questa speciale psicologia dei pazzi, per cui, guardi, si può anche essere sicuri che un pazzo nota, può notare benissimo un travestimento davanti a lui e assumerlo come tale, e tuttavia crederci, proprio come fanno i bambini, per cui è insieme gioco e realtà. Ho detto perciò, puerile. Ma è poi complicatissimo in questo senso che egli ha. Deve avere perfettamente coscienza di essere per sé, davanti a se stesso, una immagine. Quella sua immagine là. L'ha detto. Ecco, un'immagine a cui si sono fatte innanzi altre immagini. Le nostre. Ora egli, nel suo delirio acuto, lucidissimo, ha potuto avvertire subito una differenza fra la sua e le nostre, e cioè che c'era in noi, nelle nostre immagini, una finzione. E ne ha diffidato. Ma questo è tutto. A lui naturalmente non può essere sembrato pietoso questo nostro gioco fatto attorno al suo. E il suo a noi si è mostrato tanto più tragico quanto più egli, indotto dalla diffidenza, ce l'ha voluto scoprire appunto come un gioco, venendoci avanti con quel po' di tintura sulle tempie e sulle guance e dicendoci che se l'era data apposta per ridere. No, non è questo, dottore. Io sono sicurissima che egli mi ha riconosciuta. Quando è venuto a parlarmi da vicino, guardandomi negli occhi, proprio dentro gli occhi, mi ha riconosciuta. Ma se parlava di vostra figlia? Non è vero. Parlava di me. Dei miei capelli tinti. Ma non avete notato che aggiunse subito? Oppure il ricordo del vostro colore bruno. Se eravate bruna. Si è ricordato perfettamente che io allora ero bruna. I miei capelli, dottore, sono difatti bruni, come quelli di mia figlia. E perciò si è messo a parlare di lei. Ma se non la conosce vostra figlia, se non l'ha mai veduta? Appunto! Per mia figlia intendeva me. Me, com'ero allora. Ma ha detto bruna così in generale, Dio mio, di chi vuol fissare comunque, sia bionda, sia bruna, il ricordo della gioventù nel colore dei capelli. E voi al solito vi mettete a fantasticare. No, no, parlava di me, ha parlato sempre a me e con me e di me. Alla grazia, non mi ha lasciato un momento di respiro e dite che ha parlato sempre di voi, tranne che non vi sia parso che alludesse a voi anche quando parlava con Pietro Damiani. E chi lo sa? Mi sapete dire perché subito, fin dal primo momento, ha sentito avversione per voi, soltanto per voi. La ragione, scusino, può anche essere nel fatto che gli fu annunziata soltanto la visita della duchessa Adelaide e dell'abate di Cluny. Trovandosi davanti un terzo che non gli era stato annunziato, subito la diffidenza. Ecco benissimo, la diffidenza gli fece vedere in me un nemico, Pietro Damiani. Ma si è intestata che l'abbia riconosciuta. Me l'hanno detto i suoi occhi, dottore. Sapete quando si guarda in modo che nessun dubbio è più possibile? E allora il suo discorso mi è parso pieno tutto del rimpianto della mia e della sua gioventù per questa cosa orribile che gli è avvenuta e che l'ha fermato lì, in quella maschera da cui non si è potuto più distaccare e da cui si vuole distaccare. Già, per potersi mettere ad amare vostra figlia.
o voi, come credete, intenerito dalla vostra pietà. Che è tanta! Vi prego di credere! Si vede, Marchesa, tanta, che un taumaturgo vedrebbe più che probabile il miracolo. Io non faccio miracoli, perché sono un medico e non un taumaturgo io. Sono stato molto attento a tutto ciò che ha detto e ripeto che quella certa elasticità analogica propria di ogni delirio sistematizzato è evidente che in lui è già molto, come vorrei dire, rilassata. Gli elementi del suo delirio, insomma, non si tengono più saldi a vicenda, il che dimostra una veramente considerevole attività cerebrale. E questo è molto confortante. Ora, ecco, se con questo trucco violento che abbiamo concertato noi riusciamo a spezzare di colpo i fili già rallentati che lo legano ancora alla sua finzione, se otteniamo, insomma, che riacquisti d'un tratto la sensazione della distanza del tempo, sarà guarito. Lo distacchiamo. Cheremo. Potremo sperare di riaverlo, come un orologio che si sia arrestato a una certa ora e si rimetta a segnare il suo tempo dopo un così lungo arresto. Ah, Carlo, Frida! Eccola, viene a momenti. Ma l'automobile è arrivata. Sì. E ha portato l'abito. È già qui, da un pezzo. Ah, benissimo, allora. E dov'è? Dov'è? Ma, ora vedrete. Ecco qua. Sua Altezza la Marchesa Matilde! Di Canossa? Di Toscana, prego. Canossa è un mio castello. Ma guarda! Ma guarda! Pare un'altra. Pare me. Dio mio. Vedete? Ferma, Frida! Vedete? È proprio il mio ritratto. Vivo. Sì, sì. Perfetto, perfetto. Il ritratto. Eh sì, c'è poco da dire. È quello. Ma che litino avevi, mamma? Aspetta, ferma! Queste pieghe... Ma perché te lo sei indossato così subito? Appena l'ho visto, la tentazione. Irresistibile. Potevi almeno chiamarmi, farti aiutare. È ancora tutto spiegazzato, Dio mio. Ho visto, mamma, ma pieghe vecchie. Sarà difficile farle andar via. Non importa, Marchesa. L'illusione è perfetta. Permette, siccome qui là a una certa distanza. Ah, ancora, ancora. Lì. Ecco. Così. Ah, perfetto. Per la sensazione della distanza del tempo. 20 anni dopo un disastro, eh? Non esageriamo. Ma no, dicevo per l'abito, per vedere. Ma per l'abito, dottore, altro che 20 anni, sono 800, un abisso. Glielo vuol far saltare come un urtone da lì a qua, ma lo raccatterà a pezzi. Signori miei, pensateci, dico sul serio, per noi sono 20 anni, 2 abiti, una mascherata, ma se per lui, come lei dice, dottore, il tempo si è fissato, se egli vive là con lei 800 anni addietro, dico, ma sarà tale la vertigine del salto che piombato in mezzo a noi lei dice di no? No. Perché la vita, caro barone, riprende. Qua la nostra diventerà reale anche per lui.
e lo tratterrà subito, scoprendogli che sono appena 20 gli 800 anni che lei dice. Io le giuro, dottore, che ancora non capisco che cosa lei vuole fare. Ma lo vedrà, mi lasci fare. Sfido, se lei vede la marchesa ancora vestita così. Perché? Deve anche lei. Sicuro, con un altro abito che è di là. Ho capito. Se ne troverà davanti due. Due, precisamente. E allora? Venga qua, dottore, senta. Per Dio, madonna. Che cosa? Mi interessa tanto, veramente. Tanto. Da prestarvi a questo è enorme per una donna. Per una donna qualunque. No, cara, per tutte, su questo punto è un'abnegazione. Gliela devo. Oh, non mentite, voi sapete di non avvilirvi. E allora? Che abnegazione? Quanto basta per non avvilire voi agli occhi degli altri, ma per offendere me. Ma chi pensa a voi in questo momento? Ecco, ecco, sì, faremo così. Voi, sì, andate a chiamare uno di quei tre là. Sì. Ma dobbiamo fingere prima di licenziarci. Appunto, lo faccio chiamare per predisporre il vostro licenziamento. Tu puoi farne a meno. Ma sì, ne faccio a meno, ne faccio a meno. Conti-ti negligible? Mm? Bisogna dargli assolutamente la certezza che ce ne siamo andati via. Permesso? Sì, ecco. Vi chiamate Lolo, voi? Lolo? O Landolfo, come vuole. Bene. Adesso il dottore e la marchesa si licenzieranno. Benissimo. Basterà dire che hanno ottenuto dal pontefice la grazia del ricevimento. È lì, nelle sue stanze, che geme, pentito di tutto ciò che ha detto e disperato che la grazia non lo otterrà. Avranno la pazienza di indossare di nuovo gli abiti? Sì, sì. Aspettino. Mi permetto di suggerire loro una cosa. Di aggiungere che anche la Marchesa Matilde di Toscana ha implorato con loro dal pontefice la grazia che si è ricevuto. Ecco, vedete? Se m'ha riconosciuta. No, no, mi perdoni. È che teme tanto l'avversione di quella marchesa che ospitò il Papa nel suo castello. È strano. Nella storia che io sappia non è detto, vero? Che Enrico IV amasse segretamente la Marchesa di Toscana. No, affatto, non è detto, anzi, tutt'altro. Ecco, mi pareva, ma egli dice di averla amata. Lo dice sempre. E ora teme che lo sdegno di lei per questo amore segreto debba agire a suo danno sull'animo del pontefice. Bisogna fargli intendere che questa avversione non c'è più. Ecco, benissimo. Benissimo già. Perché è precisamente detto nella storia, se voi non lo sapete, che il Papa si arrese proprio alle preghiere della Marchesa Matilde e dell'Abate di Cluny. E io vi so dire, caro Belcredi, che allora, quando si fece la cavalcata, intendevo appunto avvalermi di questo per dimostrargli che il mio animo non gli era più tanto nemico quanto egli si immaginava. Ma allora, a meraviglia, cara Marchesa, seguite, seguite la storia. Ecco, così la signora potrebbe risparmiarsi un doppio travestimento e presentarsi come un signore sotto le vesti di Marchesa di Toscana. No, questo no, per carità. Rovinerebbe tutto, l'impressione del confronto deve essere subitanea, di colpo. No, no, Marchesa, lei si presenterà di nuovo come la duchessa Adelaide, madre dell'imperatrice, e ci licenzieremo. Non perdiamo altro tempo. Io comincio di nuovo ad avere una gran paura. Da capo, Frida. Era meglio se lo vedevo prima. Ma credi, non c'è proprio di che. Non è furioso. Ma no, è tranquillo. Malinconico, non hai sentito che ti ama? Grazie tante, giusto per questo. Sarà l'affare d'un momento. Già. Ma qua, al buio, con lui. Per un solo momento.
E io ti sarò accanto. E gli altri saranno tutti dietro le porte, pronti ad accorrere. Appena si vedrà davanti tua madre, capisci? Per te, la tua parte, sarà finita. Si farà un buco nell'acqua. Perché? Perché i pazzi, cari miei, non lo sanno, purtroppo. Hanno questa felicità di cui noi non teniamo conto. Ma che felicità adesso? Fa il piacere. Non ragionano. Ma che c'entra qua il ragionamento, scusa? Come? Non ti pare tutto un ragionamento che secondo noi egli dovrebbe fare, vedendo lei e vedendo sua madre? Ma l'abbiamo architettato noi tutto questo? No, niente affatto, che ragionamento. Gli presentiamo una doppia immagine della sua stessa finzione, come ha detto il dottore. Senti, io non ho mai capito perché si laureino in medicina. Chi? Gli alienisti. Oh, bella, e in che vuoi che si laureino? Se fanno gli alienisti. Appunto! In legge, cara. Tutte chiacchiere. Chi più sa chiacchierare, più è bravo. Elasticità analogica, sensazione della distanza del tempo. E intanto la prima cosa che ti dicono è che non fanno miracoli, quando ci vorrebbe proprio un miracolo. Eccoli, eccoli, accennano a venire qua. Ah, sì? Pare che lui li voglia accompagnare. Sì, sì, eccolo, eccolo. Ritiriamoci allora, ritiriamoci subito. Voi restate qua. Devo restare? Aia. E io mi domando, come potrei essere astuto se poi mi credono caparbio? Ma no, che caparbio, per carità. Sarei per voi allora veramente astuto? No, no, né caparbio né astuto. Monsignore, se la caparbietà non è vizio che possa accompagnarsi con l'astuzia. Speravo che negandomela almeno un po' di astuzia voi me la voleste concedere. Vi assicuro che mi è molto necessaria. Ma se voi me la volete tenere tutta per voi... Come? Io? Vi sembro astuto? No, monsignore, non sembrate affatto. Con permesso. Qua, sulla soglia, una parola in confidenza a Madonna la Duchessa. Vostra figlia vi è cara? Veramente? Ma sì, certo. E volete che io la ricompensi con tutto il mio amore dei gravi torti che ho verso di lei? Benché non dobbiate credere alle dissolutezze di cui mi accusano i miei nemici. No, io non ci credo. Non ci ho mai creduto. Bene. Allora, volete? Che cosa? Che io ritorni all'amore di vostra figlia. Non siate amica. Non siate amica della Marchesa di Toscana. Eppure vi ripeto, ella non ha pregato, non ha scongiurato meno di noi per ottenere la vostra grazia. Non me lo dite, non me lo dite. Per Dio, Madonna, non vedete che effetto mi fa? Voi l'amate ancora? Ancora? Come dite ancora?
se sapete. Nessuno lo sa. Nessuno deve saperlo. Ma forse lei sì, lo sa. Se ha tanto implorato per voi. E amate la vostra figliola. Ah, monsignore, come è vero che questa mia moglie, io ho saputo d'averla soltanto dopo, tardi, tardi. E anche adesso sì, devo averla. Non c'è dubbio che l'ho. Ma vi potrei giurare che non ci penso quasi mai. Sarà peccato, ma non la sento, proprio non me la sento nel cuore. È meraviglioso, però, che non se la senta nel cuore neanche sua madre. Confessate, Madonna, che ben poco vi importa di lei. Mi parla dell'altra, con un'insistenza, con un'insistenza, che io non riesco proprio a spiegarmi. Forse per levarvi, maestà, un'opinione contraria che abbiate potuto concepire della Marchesa di Toscana. Dico ben inteso, in questo momento. Perché? Anche tu sostieni che mi sia stata amica? Sì, in questo momento. Sì, maestà. Ecco, sì, proprio per questo. Ho capito. Vuol dire allora che non credete che io l'ami? Ho capito. Oh, ho capito. Non lo ha mai creduto nessuno. Nessuno. Mai sospettata. Tanto meglio così. Basta. Basta. Monsignore, avete veduto? Le condizioni da cui il Papa ha fatto dipendere la revoca della scomunica non hanno nulla, ma proprio nulla da vedere con la ragione per cui mi aveva scomunicato. Dite a Papa Gregorio che ci rivedremo. A Bressanone. E voi, Madonna, se avrete la fortuna di incontrare la vostra figliuola giù nel cortile del castello della vostra amica marchesa, che volete che vi dica? Fatela salire, vedremo se mi riuscirà di tenermela stretta accanto, moglie e imperatrice. Molte fin qui si sono presentate assicurandomi di essere lei, quella che io, sapendo d'averla, ho pur cercato qualche volta. Monsignore, non è vergogna, mia moglie... Ma tutte, dicendomi di essere Berta, dicendomi di essere di Susa, non so perché, si sono messe a ridere. Capite? A letto. Io senza quest'abito, lei anche. Ah sì, Dio mio, senza abiti, un uomo, una donna, è naturale, no? Non si pensa più a ciò che siamo. L'abito appeso resta come un fantasma. E io penso, monsignore, che i fantasmi in generale non siano altro in fondo che piccole scombinazioni dello spirito. Immagini che non si riesce a contenere nei regni del sonno. Si scoprono anche nella veglia di giorno e fanno paura. Io ho sempre tanta paura quando di notte me ne vedo davanti tante immagini scompigliate che ridono, smontate da cavallo. E ho paura talvolta anche del mio sangue, che pulsa nelle arterie, come nel silenzio della notte. Un tonfo cupo di passi in stanze lontane.
Basta. Vi ho trattenuto anche troppo qui in piedi. Vi ossequio, Madonna. Vi riverisco, monsignore. Forte di colori, appena la toccavo, bianca, rossa, gialla, verde. E quell'altro là, Pietro Damiani. Oh, perfetto, azzeccato. Sei spaventato di ricomparirmi davanti, eh? Ma guardatemi questo imbecille qua ora, che sta a mirarmi a bocca aperta. Ma non capisci, ma non vedi, come li paro, come li concio, come me li faccio comparire davanti, buffoni spaventati, e si spaventano solo di questo, che io stracci loro addosso la maschera buffa e li scopro travestiti, come se non li avessi costretti io stesso a mascherarsi, per questo mio gusto qua. Di fare il pazzo. Come? Ma che dice? Per Dio, dunque, per Dio! Ma l'impudenza di presentarsi qua a me ora col suo ganzo accanto. E avevano l'aria di prestarsi per compassione, per non far infuriare un poverino, già fuori del mondo, fuori del tempo, fuori della vita. Altrimenti quella là, figuratevi se l'avrebbe subita una simile sopraffazione. Loro sì, tutti i giorni, ogni momento, pretendono che gli altri siano come li vogliono loro. Ma non è mica una sopraffazione questa che è il loro modo di pensare, il loro modo di vedere e di sentire. Ciascuno ha il suo. Avete anche voi il vostro, certo, certo. Ma quale può essere il vostro? Quello della mandria, misero, labile, incerto. E quelli? Ne approfittano. Mi fanno subire e accettare il loro, per modo che voi sentiate e vediate come loro, o almeno si illudono, perché poi che riescono a imporre, parole che ciascuno intende e ripete a suo modo, già, ma si formano pure così le cosiddette opinioni corrette. E guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste parole che tutti ripetono. Per esempio, pazzo, per esempio, che so, imbecille. Io. No, ditemi se si può stare quieti pensando che c'è uno che si affanna a persuadere gli altri che voi siete come vi vede lui. A fissarvi nella stima degli altri, secondo il giudizio che lui si è fatto di voi. Pazzo! Pazzo! Oh. Non dico ora che lo faccio per il scherzo. No. Prima che battessi la testa, cadendo da cavallo. Vi guardate negli occhi, eh? Oh, che rivelazione!
Sono? Non sono. E mia sì! Sono. Pazzo. Allora per Dio... Inginocchiatevi! Inginocchiatevi! Vi ordino di inginocchiarvi! Tutti! Davanti a me! Così! E toccate tre volte la terra con la fronte. Giù! Tutti? Davanti ai pazzi. Si deve stare così. Ah, su, via, pecore, alzatevi. Ma avete ubbidito? Potevate mettermi la camicia di forza, no? Per Dio. Schiacciare uno col peso di una parola, ma che è niente, una mosca. E tutta la vita è schiacciata così, dal peso delle parole. Il peso dei morti. Vi sembra una burla anche questa? Che seguitano a farla i morti, la vita? Sì? Qua! Qua! È una burla! Ma uscite di qua nel mondo vivo! Spunta il giorno, il tempo è davanti a voi, un'alba, Questo giorno che ci sta davanti, voi dite, ce lo faremo noi! Voi e salutatevi tutte le tradizioni, salutatevi tutti i costumi, mettetevi a parlare, ripeterete tutte le parole che si sono sempre dette. Voi credete di vivere, rimasticate la vita dei morti. Tu non capisci proprio niente. Come ti chiami? Io? Bertoldo. Ma che Bertoldo, sciocco, qui a quattro occhi, come ti chiami? Veramente mi chiamo Fino. Fino? Fino Pagliuca, sì signore. Ma se vi ho sentito chiamare tra voi, tante volte. Tu ti chiami Lolo? Sì, signore. Oddio, ma allora... Che? No, dico... Non sono più pazzo. No, no. Non mi vedete? Scherziamo. Alle spalle di chi ci crede. So che tu... Ti chiami Franco. E tu, tu aspetta. Momo! Ah, ecco! Momo! Ma dunque? Che? No, niente. Niente. Facciamoci tra noi una bella, lunga, grande risata. Ma sarà vero? Come? Tu non ridi, eh? Sei ancora offeso?
dicevo mica a te, sai. No, no, vedi, è che conviene, capisci? Oh, conviene a tutti. Fare credere pazzi certuni. Per avere la scusa di tenerli chiusi. Mm? Sai perché? Perché non si resiste a sentirli parlare. E dico io, di quelli là che se ne sono andati, che uno è una baldracca, l'altro un sudicio libertino, l'altro un impostore. Non è vero? Nessuno può crederlo, no? Ma tutti mi stanno ad ascoltare spaventati. Ecco, io vorrei sapere perché. Se non è vero, non si può mica credere a quello che dicono i pazzi, no? Eppure si stanno ad ascoltare, così, con gli occhi sbarrati dallo spavento. Perché? Perché? Trovarsi davanti a un pazzo, lo sapete che significa? Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi, attorno a voi. La logica. La logica di tutte le vostre costruzioni. Ma che volete? Costruiscono senza logica, beati loro, i pazzi. O no, ah no, con una loro logica che vola come una piuma, volubili, volubili, oggi così e domani chissà come. Voi vi tenete forte ed essi non si tengono più volubili, volubili. Voi dite, questo non può essere. E per loro può essere tutto. Ma voi dite che non è vero. E perché? Perché non pare vero a te, a te, a te, a te e centomila altri. Cari miei, bisognerebbe vedere poi che cosa invece pare vero a questi 100.000 altri che non sono detti pazzi. E che spettacolo danno dei loro accordi. Fiori di logica. Io so che a me, bambino, appariva vera la luna nel pozzo. Dio, quante cose mi parevano vere. E credevo a tutte quelle che mi dicevano gli altri. Ed ero beato. Perché guai, guai, se voi non vi tenete forte a ciò che vi pare vero oggi o a ciò che vi parrà vero domani, anche se sia l'opposto di ciò che vi pareva vero ieri, guai se vi affondaste come me a considerare questa cosa orribile che fa veramente impazzire, che se siete accanto a un altro e gli guardate gli occhi come io guardavo un giorno certo, voi potete figurarvi come
un mendico davanti a una porta in cui non potrà mai entrare. Chi vi entra? Non sarete mai voi, col vostro mondo dentro, come lo vedete e lo toccate. Ma uno, ignoto a voi, come quell'altro, nel suo mondo impenetrabile, vi vede e vi tocca. Vi è fatto buio qua. Vuole che vada a prendere la lampa? La lampa, sì. Credete che non sappia? Che appena volto le spalle con la mia lampa ad olio per andare a dormire, accendete la luce elettrica per voi. Fingo di non vederla. Vuole allora? No, mi accecherebbe. Voglio la mia lampa. Sarà già pronta, qua, dietro la porta. Ecco, un po' di luce. Sedete, sedete. No, ma non così, no. In belli, sciolti atteggiamenti. Ecco, guarda. Tu, qua. Così. E tu, qui. Tu, qui. E tu, qui. E io qua. Sì. Si dovrebbe poter comandare alla luna un bel raggio decorativo. Giova, giova a noi la luna. Io per me ne sento il bisogno e mi ci perdo spesso a guardarla. Chi può credere che lo sappia che 800 anni siano passati e che io non possa essere davvero Enrico IV che guarda la luna come un povero uomo qualunque? Guardate, guardate che magnifico quadro notturno. L'imperatore tra i suoi fidi consiglieri. Ma non ci provate gusto? A sapere che non era vero. Vero? Che cosa? No, ecco, perché a lui, entrato nuovo in servizio, io appunto questa mattina dicevo... Peccato che così vestiti, e poi con tanti bei costumi là in guardaroba, e con una sala come questa... Ebbene, peccato, dici? Già, che non sapevamo. Di rappresentarla per burla, qua, questa commedia. Perché credevamo che... Ecco, sì, che fosse sul serio. E com'è? Mi pare che non sia sul serio. Se dice che... Dico che siete sciocchi. Dovevate sapervelo fare per voi stessi, l'inganno. Non per rappresentarlo davanti a me, davanti a chi viene qua in visita di tanto in tanto.
Ma così, per come siete, naturalmente, tutti i giorni, davanti a nessuno. Per te, capisci? E in questa tua finzione ci potevi mangiare, dormire e grattarti anche una spalla se ti sentivi un prurito. Ma sentendovi vivi, vivi veramente, nella storia del 1100, qua, alla corte del vostro imperatore, Enrico IV. E pensare da qui, da questo nostro tempo remoto, così colorito e sepolcrale, pensare che a una distanza di 8 secoli in giù, gli uomini del 1900 si abbaruffano intanto, si arrabattano in un'ansia senza requie di sapere come si determineranno i loro casi, di vedere come si stabiliranno i fatti che li tengono in tanta ambascia e in tanta agitazione. Mentre voi, invece, già nella storia, con me, per quanto tristi i miei casi, orrendi i fatti, aspre le lotte, dolorose le vicende, già storia, non cangiano più, non possono più cangiare, capite? Fissati per sempre, che vi ci potete adagiare, ammirando come ogni effetto segua obbediente alla sua causa, e come ogni avvenimento si svolga preciso, coerente in ogni suo particolare. Ah, il piacere della storia, insomma. Che è così grande. Bello. Bello, sì. Ma basta. Ora che lo sapete, non potrei più farlo io. Né del resto voi stessi, se non ne avete inteso fino ad ora la ragione. Chi è? Deo grazia. È Giovanni. È Giovanni che viene come ogni sera a fare il monacello. Ah sì, sì, facciamoglielo fare. Sciocco! Ma lo vedi? Perché? Per fare uno scherzo alle spalle di un povero vecchio che lo fa. Per amore mio. Deve essere come vero. Non capisci? Appunto! Come vero? Perché solo così non è più una burla. La verità. Avanti, avanti, padre. Tutti i documenti della mia vita e del mio regno, a me favorevoli, furono distrutti deliberatamente dai miei nemici. C'è solo sfuggita alla distruzione questa mia vita, scritta da un umile monacello a me devoto. E voi
Vorreste riderne? Scrivete, padre. Scrivete. Eccomi pronto, maestà. Il decreto di pace. Emanato a Magonza. Giovò ai meschini e ai buoni. Quanto nocque ai cattivi e ai potenti. Apportò dovizie ai primi, fame e miseria ai secondi. Andate. Andate pure. Farò da me. Buonanotte. Enrico. Chi mi chiama? Enrico. 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 No. No, Frida, eccomi qua, sono con te. Basta, basta. Non c'è da fare più nulla. È guarito, Frida, ecco! È guarito, vedi? Era per ridere, stai tranquilla! No, paura, paura! Ma di che? Guardalo! Se non era vero, non è vero! Ce l'hanno detto loro! Sì, da tanto tempo, l'ha confidato a loro! Recitava per ridere alle tue spalle! E anche di noi, che in buona fede! Anche di tua sorella! Che costringesti fino all'ultimo a presentarsi qua come tua madre Agnese!
morta a me. Vecchia e lontana tua madre. E che ne sai tu? Se io non l'ho pianta, a lungo in segreto, anche vestito così. Ma che dice? Piano, piano, per carità. Che dico? Domando a tutti se non era Agnese la madre di Enrico IV. Voi, Marchesa, dovreste saperlo, mi pare. No, io no, io no. Ecco che ritorna il delirio. Piano, signori miei. Ma che delirio, dottore? Riprende a recitare la commedia. Basta ormai con codesta burla. Chi ha detto burla? Non lo cimenti, per amor di Dio. Ma l'hanno detto loro, loro, loro. Voi avete detto burla. No, veramente, che era guarito. E dunque basta, via! Non vi pare che diventi d'una puerilità intollerabile la vista di lei? Della vostra marchesa! Parate così! Ma statevi zitto! Chi pensa più all'abito se lui è veramente guarito? Guarito! Sì. Sono guarito. Ma non per farla finita così subito come tu credi. Lo sai che da 20 anni nessuno ha mai osato comparirmi davanti qua come te e codesto signore. Ma sì, lo so, e difatti anch'io questa mattina ti comparvi davanti vestito da monaco già. E tu mi prendesti per Pietro Damiani e non ho mica riso, credendo appunto che fossi pazzo. Ti viene da ridere vedendo lei così ora che sono guarito? Eppure potresti pensare che ai miei occhi il suo aspetto. Ora. Voi siete un medico? Sì. E l'avete parata voi? Da Marchesa di Toscana anche lei. Sapete, dottore, che avete rischiato di rifarmi per un momento la notte nel cervello. Per Dio, far parlare i ritratti, farli balzare vivi dalle cornici. Già, ma è bellissimo. La combinazione. Benissimo, benissimo, dottore. Per un pazzo. A lui sembra ora, una carnevalata fuori di tempo. Via, oramai, anche questo mio abito da mascherato. Per venirmene con te, vero? Con noi. Dove? Al circolo? In marsina e cravatta bianca? A casa, tutti e due insieme, della Marchesa. Ma dove vuoi? Vorresti rimanere qua ancora, perpetuare solo quello che fu lo scherzo disgraziato d'un giorno di carnevale? Già. Ma, vedi, è che cadendo da cavallo e battendo la testa, fui pazzo, per davvero io. A lungo, circa 12 anni, e non vedere più nulla di tutto ciò che dopo quel giorno di carnevale avvenne per voi e non per me. Le cose come si mutarono. Gli amici, come mi tradirono. Il posto, preso da altri, per esempio, che insomma supponi nel cuore della donna che amavi.
chi era morto, chi era scomparso. Tutto questo per me, sai, non è stata mica una burla come a te pare. Ma io non dico questo, io dico dopo. Ah sì? Dopo? Ah, un giorno. Caso interessantissimo, dottore, studiatemi, studiatemi bene. Da sé, chi lo sa come, un giorno il guasto qua si sanò. Riapro gli occhi a poco, torno a vedere chiaramente. E allora, come lui dice, via, via questo abito da mascherato, quest'incubo. Apriamo le finestre, respiriamo la vita, via, via, corriamo fuori. Dove? A fare? Che cosa? Guardami qua i capelli. Li ho grigi anch'io. Sì, con questa differenza. Che li ho fatti grigi qua, io. Da Enrico IV. E non me ne ero accorto, capisci? Me ne accorsi in un giorno solo, tutto a un tratto, riaprendo gli occhi, e fu uno spavento, perché capii subito che non solo i capelli, ma doveva essere diventato grigio tutto così, e tutto crollato, tutto finito. Ma gli altri, scusa! Lo so, non potevano stare ad aspettare che io guarissi, eh? Nemmeno quelli che dietro a me punsero a sangue il mio cavallo bardato. Come? Sì, a tradimento, per farlo springare e farmi cadere. Ma questo lo so adesso, io. Sarà stato anche questo, per uno scherzo. Ma chi fu? Chi stava dietro la nostra coppia? Non importa saperlo. Tutti quelli che seguitarono a banchettare e che oramai mi avrebbero fatto trovare i loro avanzi di magra o molle pietà. Grazie. Grazie. E allora, dottore, vedete? Se il caso non è veramente nuovo negli annali della pazzia, io preferii restare pazzo, trovando qua tutto pronto, disposto per questa delizia di nuovo genere, viverla con la più lucida coscienza, la mia pazzia, e vendicarmi così della brutalità di un sasso che mi aveva ammaccato la testa, la solitudine. Ah, così squallida, vuota, come mi apparve, riaprendo gli occhi, rivestirmela subito, ma meglio, di tutti i colori e gli splendori di quel lontano giorno di carnevale, fare che diventasse per sempre non più una burla, no, ma una realtà. La realtà di una vera pazzia. Qua?
tutti mascherati. È la sala del trono. E questi quattro miei consiglieri segreti. E si intende traditori. Vorrei sapere che ci avete guadagnato svelando che ero guarito. Se sono guarito non c'è più bisogno di voi e sarete licenziati. Confidarsi con qualcuno. Questo sì, è veramente da pazzi. Bisogna perdonarli. Questo, l'abito, il loro abito, perdonateli. Ancora non lo vedono come la loro stessa persona. Ricordo un prete, certamente irlandese, bello, che dormiva al sole un giorno di novembre, appoggiato col braccio alla spalliera del sedile in un pubblico giardino. Annegato nella dorata delizia di quel tepore che per lui doveva essere quasi estivo. Si può stare sicuri che in quel momento non sapeva più di essere prete, né dove fosse. Sognava, e chissà che sognava. Passò un monello che aveva strappato con tutto il gambo un fiore, passandolo vellicò qua al collo. Gli vidi aprire gli occhi, ridenti, e tutta la bocca ridergli del riso beato del suo sogno. In memore. Ma subito si ricompose, rigido, nel suo abito da prete. E gli ritornò negli occhi la stessa serietà che voi avete già veduto nei miei. Sono guarito, signori, perché so perfettamente di fare il pazzo. Qua. E lo faccio quieto. Il guaio è per voi che la vivete agitatamente, senza vederla e senza saperla, la vostra pazzia. Siamo arrivati, guarda, alla conclusione che i pazzi adesso siamo noi. Ma se non foste pazzi, tu e lei insieme sareste venuti da me. Io veramente sono venuto credendo che il pazzo fossi tu. E lei? Lei? Non lo so. Vedo che come incantata da quello che tu dici, affascinata da codesta tua cosciente pazzia. Parata come già siete, potreste restare qua a viverla. Voi siete un insolente. Non ve ne curate, non ve ne curate. Seguita a cimentare, pure il dottore l'ha avvertito di non cimentare. Ma che vuoi che mi agiti più? Ciò che avvenne tra noi, la parte che avesti nelle mie disgrazie con lei, la parte che lui adesso ha per voi. La mia vita è questa. Non è la vostra. La vostra in cui siete invecchiati. E io non l'ho vissuta. Li ha vissuti lei. Sì.
se li è goduti lei questi 20 anni per diventare. Come io non posso riconoscerla più. Perché io la conosco così. Per me è questa. Sempre! Vi sembrate tanti bambini che io possa spaventare. E ti sei spaventata. Davvero tu? Bambina. Dello scherzo che ti avevano persuasa a fare. Senza intendere che per me non poteva essere lo scherzo che loro credevano. Ma questo terribile prodigio, il sogno che si fa vivo in te più che mai. Eri lì un'immagine. Ti hanno fatta persona viva. Sei mia. Sei mia. Mia! 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 Di diritto! Mia! Tratteneteli! Tratteneteli! Vi ordino di trattenerli! Lasciala! Lasciala! Tu non sei pazzo! Non sono pazzo! L'ha ferito! Tenetelo! L'ha ferito! L'ha ferito! Lo dicevo io! Oddio. Frida, qua! È pazzo! È pazzo! No, non è pazzo! Non sei pazzo! Non sei pazzo! Presto, di qua. Piano. Piano. Stendetelo, stendetelo. Giù, qua. Largo. Fate largo, lasciatemi vedere. Dottore, per pietà, presto. Faccia qualcosa. Mamma, mamma. Oh, che orrore. No, Frida, no. Dottore, dottore, che... No. No. No! Ora, sì, per forza, qua, insieme. Qua insieme. E per sé.
Potremo sperare di riaverlo. Come un orologio che si sia arrestato a una certa ora e si rimetta a segnare il suo tempo dopo un così lungo arresto. Ah, Carlo, Frida! Eccola, viene a momenti. Ma l'automobile è arrivata? Sì. E ha portato l'abito? È già qui, da un pezzo. Ah, benissimo allora. E dov'è? Dov'è? Ma, ora vedrete. Ecco qua. Sua Altezza la Marchesa Matilde! Di Canossa? Di Toscana, prego. Canossa è un mio castello. Ma guarda! Ma guarda! Pare un'altra. Pare me. Dio mio. Vedete? Ferma, Frida! Vedete? È proprio il mio ritratto. Vivo. Sì, sì. Perfetto, perfetto. Il ritratto. Eh sì, c'è poco da dire. È quello. Ma che vitino avevi, mamma? Aspetta, ferma! Queste pieghe. Ma perché te lo sei indossato così subito? Appena l'ho visto, la tentazione. Irresistibile. Potevi almeno chiamarmi, farti aiutare. È ancora tutto spiegazzato, Dio mio. Ho visto, mamma, ma pieghe vecchie. Sarà difficile farle andar via. Non importa, Marchesa. L'illusione è perfetta. Permette, secondo chi là a una certa distanza. Ah, ancora, ancora. Lì. Sono sicurissima che egli mi ha riconosciuta. Quando è venuto a parlarmi da vicino, guardandomi negli occhi, proprio dentro gli occhi, mi ha riconosciuta. Ma se parlava di vostra figlia. Non è vero. Parlava di me. Dei miei capelli tinti. Ma non avete notato che aggiunse subito? Oppure il ricordo del vostro colore bruno, se eravate bruna. Si è ricordato perfettamente che io allora ero bruna. I miei capelli, dottore, sono difatti bruni, come quelli di mia figlia. E perciò si è messo a parlare di lei. Ma se non la conosce vostra figlia, se non l'ha mai veduta? Appunto! Per mia figlia intendeva me. Me, com'ero, allora. Ma ha detto bruna così in generale, Dio mio, di chi vuol fissare comunque, sia bionda, sia bruna, il ricordo della gioventù nel colore dei capelli. E voi al solito vi mettete a fantasticare. No, no, parlava di me, ha parlato sempre a me, e con me, e di me. Alla grazia, non mi ha lasciato un momento di respiro e dite che ha parlato sempre di voi, tranne che non vi sia parso che alludesse a voi anche quando parlava con Pietro Damiani. E chi lo sa? Mi sapete dire perché subito, fin dal primo momento, ha sentito avversione per voi, soltanto per voi. La ragione, scusino, può anche essere nel fatto che gli fu annunziata soltanto la visita della duchessa Adelaide e dell'abate di Cluny. Trovandosi davanti un terzo che non gli era stato annunziato, subito la diffidenza. Ecco benissimo, la diffidenza gli fece vedere in me un nemico, Pietro Damiani. Ma si è intestata che l'abbia riconosciuta. Me l'hanno... Ecco, così... Perfetto. Per la sensazione della distanza del tempo. 20 anni dopo. Un disastro. Non esageriamo.
Ma no, dicevo per l'abito, per vedere. Ma per l'abito, dottore, altro che 20 anni, sono 800, un abisso. Glielo vuol far saltare con un urtone, da lì a qua. Ma lo raccatterà a pezzi. Signori miei, pensateci, dico sul serio. Per noi sono 20 anni, 2 abiti, una mascherata. Ma se per lui, come lei dice, dottore, il tempo si è fissato, se egli vive là, con lei, 800 anni addietro, dico, ma sarà tale la vertigine del salto che piombato in mezzo a noi lei dice di no? No, perché la vita, caro barone, riprende. Qua la nostra diventerà reale anche per lui e lo tratterrà subito, scoprendogli che sono appena 20 gli 800 anni che lei dice. Io le giuro, dottore, che ancora non capisco che cosa lei vuole fare. Ma lo vedrà, mi lasci fare. Sfido, se lei vede la marchesa ancora vestita così... Perché? Deve anche lei. Sicuro, con un altro abito che è di là. Ho capito. Se ne troverà davanti 2. 2, precisamente. E allora? Venga qua, dottore, senta. Per Dio, madonna. Che cosa? Mi interessa tanto. Ho detto i suoi occhi. Dottore, sapete quando si guarda in modo che nessun dubbio è più possibile? E allora il suo discorso mi è parso pieno tutto del rimpianto della mia e della sua gioventù per questa cosa orribile che gli è avvenuta e che l'ha fermato lì, in quella maschera da cui non si è potuto più distaccare. E da cui si vuole distaccare. Già, per potersi mettere ad amare vostra figlia. O voi, come credete, intenerito dalla vostra pietà? Che è tanta, vi prego di credere. Si vede, Marchesa, tanta. Che un taumaturgo vedrebbe più che probabile il miracolo. Io non faccio miracoli, perché sono un medico e non un taumaturgo io. Sono stato molto attento a tutto ciò che ha detto e ripeto che quella certa elasticità analogica propria di ogni delirio sistematizzato è evidente che in lui è già molto, come vorrei dire, rilassata. Gli elementi del suo delirio, insomma, non si tengono più saldi a vicenda, il che dimostra una veramente considerevole attività cerebrale. E questo è molto confortante. Ora, ecco, se con questo trucco violento che abbiamo concertato, noi riusciamo a spezzare di colpo i fili già rallentati che lo legano ancora alla sua finzione, se otteniamo, insomma, che riacquisti d'un tratto la sensazione della distanza del tempo, sarà guarito. Lo distaccheremo. Sarà come lei dice, dottore, ma questa è la mia impressione. Non dico di no, ma creda che è soltanto così. Un'impressione. Scusi, però l'ha perfino detto e chiaramente. Non è vero, Marchesa? Che ha detto? Ah, sì. Ma non per la ragione che voi credete. Intendeva dei nostri abiti soprammessi. Il suo manto, le nostre tonache da benedettini. E tutto questo da un lato è puerile, ma dall'altro molto più complicato di quanto possiate immaginare. Perché bisogna intendere questa speciale psicologia dei pazzi, per cui... Guardi, si può anche essere sicuri che un pazzo nota, può notare benissimo un travestimento davanti a lui e assumerlo come tale, e tuttavia crederci, proprio come fanno i bambini per cui è insieme gioco e realtà. Ho detto perciò, puerile, ma è poi complicatissimo in questo senso che egli ha, deve avere perfettamente coscienza di essere per sé, davanti a se stesso, una... immagine, quella sua immagine là. L'ha detto. Ecco, un'immagine a cui si sono fatte innanzi altre immagini, le nostre. Ora egli, nel suo delirio,
acuto, lucidissimo, ha potuto avvertire subito una differenza fra la sua e le nostre, e cioè che c'era in noi, nelle nostre immagini, una finzione. E ne ha diffidato. Ma questo è tutto. A lui naturalmente non può essere sembrato pietoso questo nostro gioco fatto attorno al suo. E il suo a noi si è mostrato tanto più tragico quanto più egli, indotto dalla diffidenza, ce l'ha voluto scoprire appunto come un gioco, venendoci avanti con quel po' di tintura sulle tempie e sulle guance e dicendoci che se l'era data apposta per ridere. No, non è questo, dottore. Io sono...